Ciao Pipiafi, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi indosso la mia maglietta del campo mezzo sangue e ciò significa una sola cosa. Torniamo nel mondo di Percy Jackson. Sono così contenta ogni tanto di parlare di questo mondo meraviglioso che amo fin dalla prima saga. Ma oggi parliamo della recensione di questo terzo libro della nuova saga di Rick Riordan, Zio Rick, Le sfide di Apollo, in questo caso Il labirinto di fuoco. Dopo L'oracolo nascosto e La profezia oscura, Apollo la deve vedere con Il labirinto di fuoco. Questa recensione fa parte del book blog tour che si sta avendo da una settimana circa su YouTube, ma anche su vari blog. In particolare la mia Ileana di Oma che Ansia vi ha fatto un recap di questa saga, poi ci sono state altre tappe, una recensione e altre tappe dedicate sempre al divino Apollo, ormai non più tanto divino, e oggi tocca a me con la recensione. Quindi, essendo la recensione del terzo volume di questa saga, e sul canale trovate tra l'altro la recensione sia del primo volume sia del secondo volume, rispettivamente dell'anno scorso e di 2 anni fa, questa recensione sarà spoiler per chi non ha letto i primi 2 libri. Quindi se non conoscete la trama delle sfide di Apollo, non avete letto i primi 2 libri, ripeto, L'oracolo nascosto e La profezia oscura, non potete vedere questo video. Invece sarà senza spoiler, spoiler free, per chi deve ancora leggere questo libro, che è uscito il 26 giugno per la Mondadori al prezzo di 18 euro. Un'edizione che mi piace tantissimo, scusate il riflesso della luce, però guardate la cover, è stupenda, dietro c'è una frase, ma soprattutto all'interno c'è la mappa del campo mezzosangue, questo colore che mi piace tantissimo, che richiama un po' il fuoco appunto, ed è Il labirinto di fuoco. Quindi, se non avete letto ancora questo libro, potete tranquillamente vedere questa recensione che sarà senza spoiler, ma se non avete letto per niente questa saga, non potete guardare il video, io vi ho avvisato e ora ne inizio a parlare. Sappiamo che Apollo sta avendo a che fare con una vera e propria missione. Apollo, che non è più appunto il divino Apollo, ma è diventato un umano come tutti noi, un umano che lui magari, soprattutto all'inizio, comunque quando era ancora una divinità, disprezzava, o comunque di cui magari non importava più di tanto, a meno che non, magari non si innamorava, come gli è successo poi 2 volte nella sua lunga, lunghissima vita, 2 volte per davvero. Apollo ora è Lester, un ragazzino con un po' di pancetta, un po' di brufoli, un adolescente che non ha più, o quantomeno non ha quasi più, i suoi poteri divini, riesce a utilizzarli solo in alcuni momenti. Apollo che ha una missione, che è quella di salvare gli oracoli da il triumvirato, 3 imperatori romani terribili, 3 dei più cattivi imperatori romani che si sono avuti nella vera storia di Roma. Nel primo libro abbiamo avuto Nerone, nel secondo libro abbiamo avuto Commodo, che forse era il più scemotto, e in questo terzo libro abbiamo quello che secondo me è il più spietato, terribile imperatore, Caligola. Apollo dovrà quindi liberare la Sibilla Eritrea da quello che è la trappola di Caligola, che l'ha intrappolata proprio in un labirinto di fuoco. Ecco perché il titolo del libro e questa cover meravigliosa, perché in questo labirinto di fuoco in cui Apollo insieme ai suoi compagni di avventure deve andare per cercare di salvare la Sibilla Eritrea da quello che è il mostro dell'imperatore Caligola. Caligola che tra l'altro ha anche un piano molto più grande, oltre a quello di Nerone e di Commodo che condividono tutti e tre, cioè quello di impadronirsi degli oracoli e di farli loro. Caligola ha un piano molto più malvagio, ecco perché dico che è il più folle, il più cattivo. Vuole diventare il nuovo dio del sole. Sapete che gli imperatori, ma proprio nella storia vera di Roma, erano visti un po' come mezze divinità e loro stessi a volte avevano un ego spropositato, ovviamente non tutti, ma alcuni sì. E Caligola ha talmente tanto ego, talmente tanto amore per se stesso, che vuole diventare il nuovo dio del sole. Come fare? Prendendo la forza del titano Helios, che era il dio del sole prima che arrivasse Apollo, e prendendo quel poco di forza divina che è rimasta a Lester barra Apollo. Questo è il piano malefico di Caligola, che utilizzerà altri personaggi divini per attuarlo. Apollo abbiamo visto che nei primi 2 libri è stato fiancheggiato da vuoi Percy Jackson, vuoi Leo e Calypso, il grande ritorno di Leo e Calypso nel secondo libro che io ho amato tantissimo come ritorno. In questo libro invece abbiamo un altro grande ritorno, perché non abbiamo solo Meg, figlia di semidivina appunto di Demetra,
Ma abbiamo il grandissimo ritorno di un personaggio che io ho amato tanto nella prima saga Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, Grover. Grover che è questo satiro che ha avuto una storia molto bella in Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. In Eroi dell'Olimpo l'abbiamo visto poco, molto poco, e qui è finalmente tornato, è presente in tutto il libro e io l'ho amato tantissimo. Quindi il trio di questo libro è effettivamente Apollo, Grover e Meg. Meg che sappiamo ha anche problemi genitoriali perché è stata adottata da Nerone dopo che il suo padre reale non c'è stato più. Mi è piaciuto molto questo libro perché appunto non abbiamo solo la missione che avevamo anche nei primi due libri, cioè il salvare l'oracolo, ma qui Caligola ha un piano terribile, cioè appunto diventare il nuovo dio del sole, e Apollo deve vedersela anche con questo e con tutte quelle creature e persone mitologiche che Caligola ha a suo servizio, e sono veramente tante. Caligola, tra l'altro, che è una new entry, perché lo conosciamo solo in questo terzo libro, è un personaggio di cui avere veramente paura, perché credo che Rick Riordan non abbia mai scritto di un cattivo, così spietato, così terribile. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto di questo libro, oltre al meraviglioso solito stile di zio Rick, molto ironico, simpatico, personaggi che si prendono in giro da soli o che il narratore prende in giro, il fatto che Apollo, che è appunto il narratore, si rivolga ogni tanto ai lettori, il fatto che ogni capitolo inizi con un titolo molto divertente, sempre presente nei libri di Rick Riordan, è veramente molto bello. La cosa che mi è piaciuta di questo libro è che secondo me lo fa diventare uno dei più bei libri scritti da Rick Riordan. A me piace molto questo, mi è piaciuto molto il secondo libro di Magnus Chase, mi è piaciuto molto Il Marchio di Atena, così come in realtà Eroi dell'Olimpo a me piace tutta, perché è proprio una saga secondo me molto bella. E il fatto che in questo libro, cioè, zio Rick sta diventando un po' cattivello, perché alla fine è un middle grade, lo sappiamo, sono libri pensati per ragazzi giovani, dalle medie in poi, però in questo libro zio Rick ha un non so che di Cassandra Clare, non so se avete capito il riferimento, chi ha letto il libro può capirlo, cioè anche zio Rick diventa un po' sadico, ecco, perché c'è un colpo di scena incredibile che io non avrei mai detto che uno scrittore come Rick Riordan, che scrive libri middle grade, potesse far accadere. Era già accaduto un evento del genere importante e brutto nei libri di Rick Riordan, ma non con un personaggio così importante, perché oltre al ritorno di Grover in questa storia abbiamo due grandi ritorni di due dei personaggi principali di Eroi dell'Olimpo, e non vi sto a dire chi. Due personaggi sui quali ho cambiato idea, sui quali mi sono ricreduta, in particolare su uno di loro, e sulla loro storia Rick Riordan fa cose che io non avrei mai pensato potesse fare, e mi ha fatto male. È un libro che mi ha sconvolto, mi ha sconvolto in positivo, perché ripeto, secondo me è un libro bellissimo, perché c'è una grandissima crescita di tutti i personaggi, non solo delle new entry o comunque dei ritorni come di Grover e degli altri personaggi, ma c'è una grandissima crescita di Meg, che prende sempre più consapevolezza dell'essere figlia di Demetra, dei suoi poteri e di come deve comportarsi nei confronti di Nerone, padre adottivo, è una grandissima crescita di Apollo. Apollo che è sempre più vicino alla sua parte umana, anche se in realtà lui è umano già da tre libri, si sente sempre una divinità, come è giusto che sia, ma comincia a capire che in realtà gli esseri umani non sono così, diciamo, non degni come pensava, anzi si rende conto di quanto possa essere molto 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 difficile essere un essere umano. È sempre più vicino alla sua parte umana Apollo, e questo mi è piaciuto tantissimo, anche lui l'ho rivalutato molto, mi piace sempre di più questo Lester Apollo. E ripeto, è un libro, secondo me, uno dei più belli che ha scritto Rick Riordan, quindi ovviamente io ve lo consiglio, ma se avete già letto i primi due libri non potete non andare avanti. Questa saga mi sta piacendo sempre di più. Devo ammettere che rispetto alla trilogia di Magnus Chase mi stava piacendo più Magnus Chase, ma questo terzo libro ha un po' cambiato le carte in tavola, cioè diciamo che adesso sono a pari merito. Vedremo poi con gli altri due libri, in quanto sarà una saga composta da 5 libri, o non vedo l'ora di sapere, anche perché ormai conosciamo i primi e gli unici tre imperatori,
dobbiamo capire come vengono sconfitti. Chissà chi tornerà poi nei prossimi libri, perché viene nominato sia il campo Mezzosangue sia il campo Giove, vengono nominati tantissimi personaggi, quindi vedremo un po' chi farà il ritorno nei prossimi libri, come abbiamo avuto il ritorno di Grover o di Percy Jackson o di questi altri eroi dell'Olimpo. Chissà chi tornerà poi nei prossimi. Io sono molto contenta di questa saga e amo sempre di più Rick Riordan e questo universo. Mi fa sentire leggera, mi fa divertire, mi fa amare il mondo della divinità, delle divinità greche e romane. Quindi ovviamente straconsigliato, 5 stelle assicurate, amo Rick Riordan, anche se mi ha fatto soffrire tantissimo in questo libro, non posso non amare il divino Apollo e la sua storia. Quindi vi ricordo che il libro è uscito di recente, il 26 giugno per la Mondadori, vi lascerò il link per acquistarlo qui sotto nell'info box. Fatemi sapere se voi magari nel frattempo l'avete già letto, se vi è piaciuto, se siete rimasti sconvolti quanto me, se vi sono piaciuti i grandi ritorni di questo terzo libro e un po' cosa ne pensate. Qui sotto nell'info box, oltre al link per acquistarlo, come sempre tutti i miei social. Io ringrazio la Mondadori per questa copia meravigliosa, veramente stupenda, e niente, spero che questa recensione vi sia piaciuta. Viva Rick Riordan e viva il mondo di Percy Jackson, sempre e comunque. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!